È stato presentato alla stampa e ai tifosi il nuovo tecnico dell'Akragas Marco Coppa per la prossima stagione di Serie D 2023-24. È un classe 78 la scorsa stagione alla guida del Città di Taormina nell'Eccellenza B, con cui ha ottenuto un onorevole terzo posto dietro il promosso Nuova Egea e il Città di Siracusa. Assieme a lui arrivano il nuovo direttore generale Graziano Strano, in passato con il Catania in Serie A, Siracusa e Lega Pro, poi anche il Trapani, ed il nuovo responsabile dell'area tecnica Santo Russo, ex Acireale. Ed ora spazio alle interviste di presentazione. Perché quelli che sono passati da qui hanno fatto più o meno tutti bene. È una piazza esigente, lo so benissimo, è una piazza che ha una grande storia, però questo è il mio mestiere e sono pronto ad affrontare questa avventura. Qual è il modulo tecnico che lei preferisce? Non so, ne parlavo prima in conferenza stampa, io ho un'idea di un modulo, di un sistema che spero di portare avanti, spero di poter anche applicare in campo. Però ho bisogno di iniziare con i ragazzi per capire se poi alla fine sarà questo oppure ci sarà qualcosa da modificare. Prima di essere scelto qui ad Agrigento, conosceva questa piazza? Assolutamente sì, ho giocato pure contro l'Akragas, io ero un giocatore del Giarre, ho pure fatto gol, ho finito 1-1 quella partita, per cui conosco benissimo la piazza di Agrigento, ho visto adesso i video dell'ultima partita in casa ed è stato veramente qualcosa di meraviglioso, credo, per tutti. Appunto, l'ultima partita in casa, più di 5.000 persone presenti sugli spalti, l'emozione, il debutto. Ma l'emozione al debutto ci sarà sicuramente. Io mi auguro che queste persone che sono state presenti all'ultima partita possano seguirci anche nel cammino di questo campionato di Serie D, che sarà assolutamente difficile. Che campionato si attende? Sì, ripeto, difficile, perché più difficile rispetto a quello dell'anno scorso, perché non c'è il Catania, per cui sarà difficile sia in alto e continuerà ad essere difficile in basso per tutte le squadre che hanno bisogno di fare punti per salvarsi, ma sarà molto più avvincente dalla metà classifica in su. Ritengo che nelle mie esperienze in Agres non li ho mai delusi e anche questa volta sarà così. Vuole il professionismo. Assolutamente sì, Agrigento lo merita. Cosa si prova essere ad Agrigento, piazza alquanto ambita? Cosa si prova? Non è retorica, è un'emozione indescrivibile perché sappiamo che Agrigento merita e ha fame di calcio. Quindi non ci ho pensato un minuto ad accettare la proposta del padron Deni. Quindi siamo pronti a lavorare, siamo pronti a metterci tutto noi stessi e quello che ci compete verrà fatto nel migliore dei modi. La DE è diversa dall'eccellenza, questo è sicuramente. Sì, è normale che la DE è diversa. È il quarto campionato italiano, quindi siamo nazionali, facciamo un campionato a livello nazionale, quindi non è l'eccellenza, non andiamo a giocare nei campi di terra, andiamo a giocare in campi importanti, quindi l'Akragas meritava questo, se il progetto del padron Deni andrà come deve andare avanti, ne vedremo delle belle. Venire in Akragas è il sogno di tanti. Lei come si sente? Mi sento emozionato e spero di ripagare la fiducia del presidente che magari ha fatto una scelta impopolare dando fiducia a un giovane che ha tanta voglia di fare, credo di non deludere, spero di non deludere il presidente e la piazza. Lei fa parte dello staff di Strano, quindi uno che il calcio, specialmente quello professionistico, lo conosce abbastanza bene. Quindi diciamo che è in buone mani. Sì, mi ha portato il direttore Strano, mi ha chiesto di dargli una mano qui all'Akragas, siamo in sintonia tutti quanti, ci sono i presupposti per fare davvero bene.